Hola pepeños, che tal? Nuova postazione, sono questa volta nell'atrio della mia stanza perché la luce è leggermente migliore e lo sfondo no, fa schifo, ma... Non lo so pepeños, però oggi per la luce, le cose varie, lo volevo fare qui, spero vi piaccia. Ma vamos al grano, andiamo al sodo, al video. Molti di voi mi hanno chiesto, Pepeños, di parlare dell'articolo neutro lo. Se non avete ancora visto il video sugli articoli determinativi ed indeterminativi, ve lo metto nel box informazioni qui sotto. Lo è un articolo spagnolo, neutro. Attenzione, non possiamo utilizzarlo mai con i sostantivi maschili e peraltro è invariabile, quindi lo è sempre così, non cambia mai né per genere né per numero. Lo utilizziamo per sostantivare aggettivi o avverbi. Vediamo adesso quattro semplici usi di lo. Si usa per idee, oggetti, astratti o non chiaramente definiti. Lo importante è schiaga lo che chiera. Lo importante, la cosa importante. Parliamo di qualcosa di astratto, non chiaramente definito. Quindi possiamo tradurlo in italiano come la cosa, cosa. Lo importante, la cosa importante. Possiamo anche enfatizzarlo aggiungendo más, menor, peor. Per esempio, lo más importante es que. Quindi la cosa più importante è che. Nella seconda parte dell'esempio abbiamo un altro modo di utilizzare lo. Possiamo accompagnarlo con il pronome relativo che per tradurre il nostro italiano ciò che. Quindi lo traduciamo con ciò. Lo che quieras, ciò che vuoi. Lo utilizziamo anche assieme ad un possessivo per tradurre l'italiano ciò che è mio. Nunca te metas en lo mio. Non ti mettere in mezzo mai a ciò che è mio, alle cose mie. Possiamo anche utilizzarlo per enfatizzare aggettivi, avverbi o participi. No te imaginas lo enfadado que estoy. Non immagini quanto sono arrabbiato. Vedete, stiamo rafforzando in questo caso l'aggettivo. No te imaginas lo enfadado que estoy. Infine, pepeños, lo utilizziamo per riferirci a qualcosa sconosciuto da uno degli interlocutori di un discorso. No digas a nadie lo de Juan. La cosa di Juan, la storia di Juan, il fatto di Juan. Un qualcosa di sconosciuto da parte di uno degli interlocutori. In sostanza, pepeños, lo, articolo neutro, lo utilizziamo per tradurre l'italiano la cosa, il fatto, generico, astratto, e anche per tradurre ciò. Ma la cosa, lo, vi sarà ancora più chiara dopo questa breve ricapitolazione. Quindi pepeños, lo utilizziamo per idee o oggetti astratti o non chiaramente definiti. Quindi, in sostanza, traduce il nostro italiano la cosa, lo importante, no? La cosa importante. Assieme al pronome relativo, invece, traduce il ciò. Ciò che, lo che. Possiamo anche utilizzarlo per enfatizzare aggettivi, avverbi o participi. Quindi, no te imaginas lo enfadado. Quindi, quanto io sia arrabbiato. E infine, per riferirci a qualcosa di sconosciuto da parte di uno degli interlocutori di un discorso. Come nell'esempio che abbiamo visto prima, no digas a nadie lo de Juan, il fatto di Juan. Pepeños, per oggi è tutto. Io vi ricordo che sono qui ogni lunedì e giovedì con un nuovissimo video. Lascia un bel mi piace se questo video ti è piaciuto, condividilo con gli amici o iscriviti al canale se non lo sei per far crescere questa fantastica famiglia di Pepeños che io amo da morire. E vi ricordo anche che sono su tutti i social dell'universo come Facebook, Twitter, Instagram, Periscope, sempre con lo stesso nome, io soy Pepe. Diffondi il verbo pepeño, conto su di te e hasta luego!